in maniera davvero sullo stesso tavolo, condivisa, partecipativa, vedendo insieme problemi e soluzioni e trovando insieme davvero le caratteristiche che possono accoppiarsi. E io credo che Como abbia delle realtà fantastiche, qua conosco qualcheduno, c'è Seme, c'è Cometa che fa un lavoro similare, quindi ci sono delle realtà che per fortuna si stanno occupando in maniera davvero con grande eccellenza, oltre che con grande dedizione, di queste tematiche. E crediamo che sia fondamentale che l'amministrazione si metta a servizio di questo sistema, sia perché, come dici tu, in parte c'è anche un servizio di lavoro che viene offerto al comune, ma soprattutto è appunto un metodo di inclusione necessario, perché abbiamo parlato dei cittadini, tutti, di far stare bene tutti, e sicuramente la dignità del lavoro è importante anche per queste persone. Perché appena insediato, la prima cosa da fare sarà quella di iniziare a far pulire le strade, che è esattamente ciò che 10 anni fa nel bando rifiuti era stato previsto con un sistema qualitativo legato a un GPS attaccato a una macchina, per chi non lo sapesse. In quel bando fenomenale che finalmente è giunto a scadenza. Questo mi obbligherà a fare una cosa. La prima a Mandrake, la prima è quella di dare una mano di proroga all'attuale gestore del servizio per non lasciare la città a piedi, esattamente come faremo con Coliseo mentre organizzeremo un altro bando. La seconda è rivedere completamente il bando che è stato predisposto in questi 5 anni. Nel mentre, lo strumento agile e flessibile che offrono le vostre categorie, le vostre cooperative, perché è uno strumento che